Nei primi mesi di quest'anno ero a casa mia all'estero e mi sono isolata dalle notizie provenienti dall'Italia. Invece, il caso volle che mia sorella, che non capisce l'italiano, seguendo una sera il telegiornale della RAI, mi riferisse che le sembrava di aver sentito nominare un avvocato di Prato del quale io le avrei parlato anni fa, e dalle immagini percepiva che sarebbe accaduta una tragedia. Dalle ricerche effettuate in rete ho riscontrato che, in effetti, si trattava dell'avvocato Lamberto Albuzzani, il quale era il mio avvocato di fiducia nella procedura cautelare RG24/2001 svolta davanti al giudice Niccolò Calvani di Pistoia. Dopo che l'Albuzzani aveva ottenuto il provvedimento di sequestro conservativo emesso a mio favore, e nonostante ci fossero degli immobili sui quali si poteva rivalersi, quindi gli spettava anche una parcella importante, l'avvocato ha fatto marcia indietro nell'assistermi. L'avvocato, dopo il primo successo, ha cercato di convincermi a non continuare nella causa perché, a suo dire, non avrei ottenuto nulla, benché io avessi trascritto il sequestro conservativo sulla quota di un terzo di 10 immobili che spettava al mio debitore e avessi tutte le carte in regola per ottenere una sentenza di conferma a mio favore. La cosa che avvenne poi nel 2004. Conclusa la procedura cautelare, l'Albuzzani non ha accettato il mandato per la causa civile che il giudice Calvani aveva ordinato di intraprendere, quindi sono stata costretta ad avvalermi di un avvocato poco professionale. Sono emerse poi tante stranezze nella gestione sia della successiva causa civile RG 1156/01 sia della procedura esecutiva immobiliare RE 44/01 tuttora in corso e abnormemente scaturita dalla procedura cautelare RG 24/01 in cui l'Albuzzani mi assisteva. Il suicidio-omicidio compiuto da Albuzzani mi ha fatto ricordare il caso del giudice fallimentare di Firenze, Sebastiano Poliga, in cui, dal suicidio di un commercialista, si è arrivati a un giro di corruzione giudiziaria scandalosa che coinvolgeva tantissimi soggetti: magistrati, avvocati, consulenti tecnici che avevano rovinato tante attività commerciali, industriali, quindi la vita di tante famiglie cadute in questa rete. Ho sperato di poter finalmente fare chiarezza su certi discorsi che mi faceva l'avvocato Albuzzani in quelle nostre occasioni di incontro, in cui lo pregavo di raccontarmi il vero motivo che lo spingeva a sollecitare il mio abbandono a portare avanti la causa. Volevo che mi fornisse i nomi delle persone che agivano dietro le quinte. Ho poi saputo dai giornali che la Guardia di Finanza di Prato era stata incaricata di svolgere le indagini. Mi sono recata all'organo indagante per far presente il comportamento inspiegabile dell'avvocato. Ho fatto presente subito che non volevo rivelare la mia identità, quindi è sceso dagli uffici un agente per parlare con me. L'agente graduato, dopo una brevissima esposizione dei fatti sui quali avrei potuto riferire, mi diceva che avrebbe potuto assumermi come informatore
e potevo essere pagata per il mio contributo. Mi diceva anche che avrei dovuto rendere testimonianza sui fatti se eventualmente fosse nato qualche processo. Ero intenzionata ad accettare la proposta perché ritengo di poter essere testimone dello Stato per i fatti commessi anche a danno della collettività. A quel punto non potevo mantenere l'incognito. Ho dovuto dire chi sono. Saputo il mio nome, la gente ha dimostrato di non essere più interessato alle informazioni che avrei potuto fornire e mi ha riferito che le indagini erano passate alla Procura della Repubblica di Prato. Lo stesso giorno mi sono incontrata con una persona che conosceva molto bene la famiglia dell'avvocato Albuzzani ed ho saputo non era stata fatta alcuna autopsia sui corpi che sono stati immediatamente seppelliti. Non sembra che l'avvocato Albuzzani, quale presidente della Banca di Credito Cooperativo di Area Pratese, avesse potuto avere grosse responsabilità. Le ipotesi di reato per le quali sono in corso le indagini non avrebbero comunque giustificato un gesto così estremo, soprattutto per le ricadute sulla sua famiglia. La mia domanda è: quando ci sono in mezzo tre morti, tra i quali un padre affettuoso che teneva tanto alla propria famiglia, un padre che il giorno prima del suo gesto aveva riferito ad una persona di mia conoscenza di essere molto felice perché il figlio si era laureato, si era fidanzato e a breve sarebbe partito per un master. Mi chiedo: è possibile che gli indaganti non siano interessati a fare chiarezza sull'accaduto solo perché le informazioni sarebbero state fornite da una persona scomoda? O forse perché la gente sapeva molto di più e non poteva permettere che i fili della rete potessero arrivare dove non era concesso, a costo di tre vite umane? Di recente ho scoperto gli ultimi anelli che mi mancavano per spiegare la gestione delinquenziale della procedura esecutiva RE 44/01, quindi la ragione dell'incestinazione di ogni mia querela presentata a partire dal 2003. Non so cosa direbbe la Procura della Repubblica di Prato se mi proponessi di poter sostituire o affiancare gli indaganti, i miei ex colleghi, essendo stata anch'io agente della Guardia di Finanza negli anni della mia gioventù, e avendo nel mio fascicolo operativo il merito di aver risolto tanti casi oscuri di corruzione, ove gli indaganti ufficiali non erano arrivati. Naturalmente, una parte del loro stipendio dovrebbe essere devoluta a me. La mia collaborazione potrebbe essere legittimata ai sensi del comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, che prevede la sostituzione del dipendente pubblico che rifiuta di adempiere al suo ufficio.